Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ben trovati, squattrinati e seguaci del purcianesimo. Eccoci di nuovo alle prese con i plugin gratuiti, questa volta dedicata al clipping e alla distorsione. Sono un amante di questo genere di plugin, da sempre li utilizzo ovunque per dare un po' di corpo e colore ad ogni traccia e mix. È proprio una delle mie caratteristiche principali per rendere più analogico possibile tutto il mix in genere. L'offerta di questo genere di plugin è cresciuta molto negli ultimi anni e spesso quello che prima si pagava è diventato gratuito. Ecco quindi una lista dei miei 5 plugin free preferiti di distorsione e clipping. Ovviamente ne utilizzo anche molti di più, li vedremo poi magari in altri video successivi. Iniziamo con Klanghelm IVGI2. Tornando all'esplorazione dei driver per colorare il nostro mix, come per la versione SDRR, reagisce dinamicamente e grazie alla funzione splitter di Studio One possiamo trasformarlo in un distorsore dinamico multibanda ed emulare quindi il comportamento di un fab filter Saturn, ad esempio. Coloriamo qualche traccia e vediamo cosa fa. In questo caso l'ho aperto sulla cassa di questo brano di Gianfranco Mauto. Solo. Possiamo cambiare proprio il timbro. Più lento, più veloce. Qui abbiamo una risposta dedicata a una sezione più verso le altre frequenze o quelle più basse. Sentiamolo nel mix. Mettiamolo anche sui sintetizzatori. Qui abbiamo i pad bassi. Proviamolo qui. Thank you.
come vediamo il colore ci permette di cambiare anche il timbro dello strumento. Proviamo ora un secondo saturation molto famoso, in questo caso il Soft Tube Saturation Knob, che abbiamo visto anche in maniera gratuita all'interno proprio di Studio One, perché viene appunto gestito dall'installazione appunto di Studio One. Mettiamolo sui synth bass in questo caso, che partono da qui. Aggressivo, sentiamolo insieme. Facciamo caso a come viene più avanti il suono del synth. Proviamo ora il crush della Tritic, lo inseriamo all'interno delle nostre chitarre. Adoro la funzione chopper che abbiamo qui. Possiamo programmare poi il resonance. E il frequency. Sentiamo con e senza. Molto particolare, mi piace tantissimo usarlo proprio per creare questo genere di effetti proprio sugli strumenti classici come la chitarra in questo caso. Arriviamo ora al Free Clip di Van Audio, che in questo caso vorrei mettere proprio sul master. Utilizziamolo magari sulla batteria, quindi sulla sezione ritmica. Guadagniamo master out da un po' più di attacco sulle alte, molto carino. Sentiamo. Ultimo ma non ultimo, il Frontier
Self-Adaptive Limiter della D16 Group, un limiter clipper molto interessante, reagisce anche questo in maniera dinamica come se lavorassimo con un limiter, ma distorce, che è un piacere. Mettiamo anch'esso prima sulla batteria e poi sul master, vediamo come si comporta. Compensiamo. Attacco un po' più lento. Soft clip on. Facciamo caso con l'apertura sul side. Quindi al riverbero del rullante. E i bassi, la parte sotto è molto bella presente. Andiamo ad influenzare il soft clip. Estremissimo. Torniamo in modalità più accettabile. Aumentiamo l'attacco, mettiamolo in modalità parallela con lo splitter di Studio One. Bello. Proviamolo sul master. Abbassiamo un po' la ritmica. Ovviamente non abbiamo a disposizione i controlli di un limiter professionale, quindi non possiamo controllare intersample, peaks, eccetera eccetera, ma è una buona alternativa a chi non possiede ad esempio il limiter all'interno di Studio One Pro e vuole utilizzarlo su Studio One Artist. Ci permette di avere un controllo del volume sul master out molto interessante. Va chiaramente adattato come tutti gli altri plugin alle varie tracce, alle varie situazioni. Come vedete, non amo utilizzare i preset proprio perché i plugin vanno adattati ad ogni singola situazione e l'orecchio è forse l'unico sistema per capire cosa facciano e come utilizzarli al meglio. Seguaci del Purcianesimo per questo mese è tutto, ci rivediamo il prossimo mese per altri plugin free da utilizzare all'interno dei nostri arrangiamenti. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com.
affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!